rispetto, diciamo, delle dichiarazioni di voto del centro-destra? Allora, questo bilancio, come quello dello scorso anno, ha portato un aumento delle tasse di 180.000 euro solo per l'addizionale IRPEF, oltre a altri aumenti. Quelle pregiudiziali poste al punto 10 dello scorso ordine del giorno dello scorso Consiglio Comunale, di cui questo punto non è che la prosecuzione, noi non partecipiamo al voto in quanto l'atto è illegittimo. Sinistra Unita. Allora, dunque io avrei voluto intervenire dicendo ben altro, ma viste le vicende e visto anche che il mio gruppo impugnerà l'approvazione di questo bilancio in procura con annessa denuncia ai funzionari responsabili, io mi astengo e da ogni commento e chiedo che ne vengano messe agli atti le motivazioni. Per quanto riguarda ciò che ha detto l'assessore, all'assessore Logli ci tengo a precisare che non sono intervenuta nel merito perché sia lei e l'amministrazione non siete riusciti a portare avanti un atto, una procedura legittima per quanto noi ci riguarda. Noi crediamo nella legge. Ringrazio. Intendo utilizzare tutti e tre i minuti, sebbene mi debba dire dispiaciuta che manchi appunto un interlocutore alla quale questa mia dichiarazione di voto è indirizzata in parte. Ho rilevato e registrato comunque con interesse le considerazioni poste in precedenza dalla consigliera Bilenchi, il fatto che lei e il suo legale ritenessero illegale il testo che mi accingeva a proporre e il fatto che ritenessero furbesco un nostro certo modo di agire. Sulla questione della stanchezza non mi pronuncio, se non solo per dire che la parola stanchezza, quantomeno, non mi pare essere stata pronunciata dalla sottoscritta. A meno che alle parole, per una pronta lucidità doverosa per la discussione del punto all'ordine del giorno, voglia essere equiparata. Attendo in ogni modo, con il massimo rispetto dovuto alle magistrature e alle loro pronunce, le azioni legali che vorranno essere intraprese. Conscia della correttezza della mia personale azione amministrativa e di questa amministrazione. Ci tengo a ribadire e a sottolineare in questa sede, che venga messo a verbale, come la furbizia, la scorrettezza, l'illegalità e la malafede siano ben lontane dal modo di fare politica di questo gruppo e mio personale, come altresì le considerazioni e accuse di eccesso di potere in questo specifico caso non abbiano alcuna rilevanza, non solo mi avviso ma anche dal legale appunto cui la lettera della capogruppo Bilenchi è stata fatta leggere. Ma questa è materia sicuramente per altre aule, non per il consesso istituzionale che stiamo appunto vivendo in questo momento, e cercherò davvero brevemente, nei minuti che mi rimangono di questa dichiarazione, di sottolineare la nostra condivisione al bilancio in approvazione. In una situazione di diminuzione di risorse spendibili, il bilancio che ci viene presentato risulta essere un bilancio che si regge su solide ripartizioni e mantenimento dei servizi per la cittadinanza. Il momento che stiamo attraversando e le scelte di ripartizione che sono state affrontate ci obbligano ad una sostanziale necessità di dare risposte alla nostra comunità in forma di servizi, all'infanzia, all'educazione, al sociale, andando incontro alle famiglie, mantenendo in parte, non operando tagli, quelle finestre cui accede chi, nell'ordinario e nello straordinario, necessita di un aiuto o richiede un servizio. Ecco che la nostra condivisione ricalca proprio questi aspetti, soprattutto quanto ho sottolineato all'inizio. Pur nella difficoltà di una situazione economica che ci obbliga, per motivi ovvi, ad operare modifiche in alcuni servizi, nell'ambito di un pagamento di un debito fuori bilancio che è andato a inficiare la disponibilità a investire per le opere pubbliche, andando ad operare con un atteggiamento prudenziale in alcuni settori in modo oculato, cercando una risposta affermativa in un miglioramento della gestione di quanto è disponibile, il non voler toccare servizi che definiamo e consideriamo fondamentali per la tenuta di una comunità, come quelli educativi e servizi al sociale, ci fa valutare la stesura di questo bilancio come ottimale, stante le premesse, per la nostra cittadinanza, e per questo confermiamo al presente atto la nostra fiducia e condivisione con voto favorevole. Bene, mettiamo in votazione, io vorrei approvare punto per punto, per una maggiore chiarezza
e puntualità. Votazione punto 1. Favorevoli? E dispositivo. Contrari? Tutte e tre. Allora, numero 2, rifaccio da capo. Punto 1, 2 e 3 e dispositivo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il punto 2 invece nella parte con l'emendamento che consiglia presente di rileggerei anche l'emendamento e approvare e allegare la presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale le deliberazioni con le quali sono determinati l'esercizio 2016, le tariffe, le aliquote, le imposte, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate. Numero 46 del 5/4/2016, imposta comunale unica, determinazione aliquote per l'applicazione dell'IMU, conferma aliquote per l'anno 2016, proposta di deliberazione al Consiglio Comunale. Favorevoli? Contrari? Astenuti. La numero 47 del 5/4/2016, imposta unica comunale, determinazione aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili e tasi, conferma aliquote per l'anno 2016, proposta di deliberazione al Consiglio Comunale. Favorevoli? Contrari? Astenuti. La numero 48, sempre del 5/4/2016, imposta unica comunale, determinazione tariffe tali per l'anno 2016, proposta al Consiglio Comunale. Favorevoli? Contrari? Astenuti. La 45 del 5/4/2016, piano finanziario finalizzato alla determinazione per l'anno 2016 della tariffa della tassa dei rifiuti tali, componente della IUC, proposta dal Consiglio Comunale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quinto punto emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Favorevoli? Allora 6 e 7. Favorevoli? Contrari? Astenuti? E poi l'immediata eseguibilità. E votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Consiglio approvato. Allora, 22:27 pausa.